Sa prova. Amen. Ok. Allora, vediamo un pochino se l'audio funziona. Sa prova. Sì, funziona, perfetto. Ok, cari amici. Ok, allora, eccoci giunti a un nuovo video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi in un ulteriore video. È un video, diciamo, fatto in fretta, insomma, perché il tempo che abbiamo è molto poco. Allora, vogliamo rispondere, visto che siamo stati tirati in ballo dal fratello Giuseppe Longo, anche se almeno il video primo, il numero uno che lui ha fatto, anche se non ha, come dire, fatto il mio nome, comunque si capisce, insomma, che tutto, pure i titoli che lui ha fatto nei successivi video, insomma, è chiaro che non ha fatto il mio nome nel primo video, non so negli altri, ma è chiaro che in qualche maniera, insomma, ci sta tirando in ballo. Ed è giusto che lo faccia. Infatti io qui dico, perché non è necessario fare un nome per tirare in ballo una persona. Quindi, streaming, rapimento post-tribolazione, rispondiamo al fratello Longo, sottolineo il termine fratello. Amen. Gloria a Dio. Allora, caro fratello Longo, io ti saluto, che Dio ti benedica, te, a tua moglie, e insomma, come dire, giustamente, tu pensi che una dottrina non sia biblica, come dici tu, no? È una dottrina degli evangelici. Beh, giusto, hai ben detto, è una dottrina, sì, nostra, in senso materiale, ovvero certamente è la dottrina del Signore che sta nella Bibbia, e certamente che, diciamo, per quanto riguarda la salvezza non ci sono, come dire, denominazioni, però materialmente parlando un nome ce lo devi avere, quindi noi siamo evangelici e ci distinguiamo, appunto, anche se uno dice, può dire anche di essere adenominazionale, ma poi de facto andrai a confluire in un movimento piuttosto che in un altro secondo il tuo credo, questo da un punto di vista meramente materiale e che prescinde dalla salvezza. Quindi tu, quando dici voi, insomma, gli evangelici hanno questa dottrina, sì, è vero, noi evangelici ci siamo sempre contraddistinti perché portiamo, insomma, la dottrina biblica. Poi in mezzo di noi sono successe tante cose, poi negli anni 80 è nata l'apostasia. Non tutti gli evangelici perseguono tutta la dottrina di Cristo, insomma, poi si è creato tutto un minestrone, però, insomma, sostanzialmente questo è. Bene, allora, bando alle ciarle, insomma, io ti saluto e giustamente adesso ti risponderò per quanto riguarda solamente, unicamente, tassativamente il primo video, perché gli altri non li ho visti, poi dammi un po' di tempo, adesso li guarderò, considera che io lavoro. Sono tornato da poco dal lavoro e quindi veramente il tempo che ho è poco, però insomma man mano che li guarderò, insomma, poi valuterò, insomma, tutto quanto. Benissimo. Allora, quindi ti risponderò nell'amore del Signore. Allora, vorrei fare una precisazione per tutte quelle persone che pensano che non bisogna parlare di queste cose, ovvero alcuni dicono ma la cosa importante è che uno sia sempre pronto, perché in qualsiasi momento il Signore ti può chiamare. Giustamente, questa è una verità biblica, che in qualsiasi momento il Signore ci può chiamare. Io in questo momento posso essere chiamato dal Signore e partire da questo corpo. Questa è una verità biblica. Ora però, una verità biblica non ha nulla tutte le altre verità bibliche, quindi anche il rapimento della Chiesa. Quindi il rapimento della Chiesa è una verità biblica, viene insegnata dalla parola di Dio, si trova nella parola di Dio
e quindi va predicata e va insegnata, tanto più che ormai il tempo è compiuto. Benissimo. Quindi non diciamo cose che non stanno né in cielo e né in terra. Beh, allora, bando alle ciance e vogliamo passare, insomma, alle relative risposte. Allora, io mi sono scritto, insomma, quello che tu hai detto e quindi, come già precisato, mi limiterò semplicemente a rispondere a quelle che sono le tue perplessità, i tuoi quesiti, le tue denunce, le tue posizioni e così via discorrendo. Non toccherò altri argomenti. Bene, già ho parlato troppo. Allora, vogliamo iniziare. Allora, tu dici, caro fratello Giuseppe, dici che nel Nuovo Testamento troviamo sostanzialmente quattro termini, ok? Questi quattro termini sono parusia, ecomai, apocalipsis, epifania, e questi quattro termini vengono sempre utilizzati, no, per un solo avvento, che ovvero si tratta della seconda venuta di Cristo, punto e basta, questo è quanto. Bene, poi dici, insomma, adesso non ci mettiamo nel greco antico, insomma, dici quello che significa un termine piuttosto che un altro. Va bene, quindi tu, diciamo, inizi a portarla sul testo originale dicendo questo e poi porti alcuni passi. Benissimo, vogliamo vedere tutto quello che tu poi hai detto. Ah, io poi per correttezza posterò il video del fratello Giuseppe Longo in descrizione, in maniera tale che l'ascoltatore potrà ascoltarlo e giudicare se quello che io sto dicendo corrisponde al vero o magari mi sto inventando qualche cosa. Allora, tu poi dici, vabbè, è una dottrina falsa che non è stata insegnata dagli apostoli, ok? E poi dici, c'è addirittura chi la insegna, ok, va bene, potevi tranquillamente farlo il mio nome, insomma, non succede niente, fallo il mio nome, non ti preoccupare, Dio ti benedica. E poi comincia a dire, ecco, mai lo troviamo 609 volte, va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dopo aver letto Matteo 25, verso 31 e 32, tu dici che questo dimostra che il giudizio non può iniziare prima della grande tribolazione. Vogliamo leggere Matteo 25. Allora, Matteo 25. Noi leggiamo Matteo 25 e andiamo nel verso 31 e 32. E tutto quello che leggeremo, diremo e faremo, lo leggeremo, lo diremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora, qua dice il Signore, ora, quando il figliol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora egli siederà sopra il trono della sua gloria. Tutte le genti saranno radunate davanti a lui. Quindi tutte le genti saranno radunate davanti a lui. Quindi tutte le genti, ok. Ora lui, il Signore, separerà gli uomini gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capretti. Ora, metterà le pecore alla sua destra e i capretti alla sua sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra, venite benedetti del Padre mio, eredate il regno che Dio che vi è stato preparato fino dalla fondazione del mondo. Io lo fa più grande perché non ci vedo. Eccetera, eccetera, eccetera. Ok, tu dici che questo dimostra, no? Questo dimostra perché poi, ok, avevi preso. Ok, sì, ho realizzato. Benissimo. No, perché mi devo ricordare quello che tu hai detto. Perdonami, anche se mi sono fatto delle note. Ok, allora tu dici, vedi, leggendo questo passo, abbiamo la, diciamo, la prova che il rapimento della Chiesa si concretizzerà dopo la grande tribolazione. Ok. Allora, caro fratello Giuseppe,
E perdonami la mia ignoranza, io sono molto ignorante in Bibbia, l'ho sempre detto, sono anni che lo dico, non è falsa umiltà, l'ho sempre detto, io so poco. Allora, ora io ho sempre pensato che nella Bibbia bisogna contestualizzare quello che si legge. Alle volte il contesto immediato non ti dà la luce necessaria per comprendere quello che, per posizionare, diciamo, quel passo in un determinato momento storico. Quindi bisogna ricorrere al contesto generale, che va dalla Genesi all'Apocalisse. Ora, tu dici che questo passo dimostra che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, quindi tu stai dicendo che qui si riferisce alla seconda venuta di Cristo. Ora, fino a prova contraria, ok, io qui leggo, e te lo dico da ignorante, che ci sarà un giudizio. E un giudizio universale. Infatti qua dice, quando il figliolo dell'uomo sarà venuto, non contestare il Diodati, perché traduce molto bene il Diodati. Attenzione, eh? E poi qualsiasi versione prendi, trova il tempo che trova, perché sono tutte tradotte bene. Sarà venuto con tutti i santi angeli, allora egli sederà sopra il trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui, tutte le genti. Lui separerà gli uni dagli altri, eccetera, 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 e metterà i capretti alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra, venite dal Padre mio, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, proseguendo fino, diciamo, alla fine, nel verso 45 dice, quelli che si sono comportati male, le capre, insomma, allora egli, rispondendo loro, dicendo, io vi dico in verità che quando non l'avete fatto a uno di questi minimi, neanche a me l'avete fatto, e questi andranno alle pene eterne, e i giusti a vita eterna. Quindi qui sta parlando del giudizio, non sta parlando della seconda venuta di Cristo. Ora, se noi andiamo a posizionare questo evento storico nella scrittura, dobbiamo andare in Apocalisse 20, commesso, sono andato dall'alto, no, devo andare di qua, Apocalisse, allora, Apocalisse 20, ok. Poi vidi un grande trono bianco e quello che sedeva sopra, dinanzi a cui fuggì il cielo e la terra. Quindi noi vediamo che qui la scrittura ci porta il momento in cui ci sarà il giudizio finale. Il giudizio finale ci sarà quando Satanasso sarà legato, no? Per 1000 anni, poi ci sarà il millennio, poi finirà il millennio, ci sarà un periodo, il Satanasso sarà sciolto, le genti saranno di nuovo tentate, eccetera, 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 e poi, insomma, alla fine, ok, il Signore distruggerà tutto e fuggirà il cielo e la terra. E allora ci sarà questa risurrezione seconda dei morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono. Ma non risorgeranno solo loro, risorgeranno anche quelli che sono morti durante il millennio. E risorgeranno anche tutti quanti, quindi tutti quelli di prima, e saranno giudicati anche quelli che saranno anche in vita in quel momento, insomma, che prima di tutto questo, insomma, erano in vita e magari stavano, anche se saranno una piccola parte, perché dice
la scrittura che si ribellarono erano talmente numerosi come la rena del mare, quindi non tutti, anche se saranno la maggior parte, quindi ci saranno dei giusti che non si ribelleranno e questi andranno, saranno giudicati e andranno appunto a vita eterna. Benissimo. E poi i libri furono aperti, un altro libro fu aperto che è il libro della vita e i morti furono giudicati, le cose scritte nei libri. Quindi qui la scrittura ci dice che il giudizio non avviene prima di questo. Infatti quando nella scrittura noi leggiamo dopo la morte vi è il giudizio, certo, ma non è che uno muore e subito va in giudizio, no, uno muore, va nell'inferno, chi nell'inferno, e poi questi che andranno nell'inferno saranno giudicati, ma un domani, non subito, non quando il Signore tornerà per la seconda volta, questo avverrà alla fine, alla fine. Ora, quando tu dici, ecco, basta leggere Matteo 25 dal verso 31 in poi, per capire che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, ma io qui leggo del giudizio finale, non leggo della seconda venuta di Cristo. Quindi tutto questo dimostra che quando tu dici che questi quattro termini, ecomai, epifania, apocalipsis e qual era l'altro, fanerò, dimostrano sempre un solo avvento, e beh, già con questo ti possiamo dire no, non è così. Non è così, affatto non è così. Quindi già qui diciamo, io penso da ignorante che tu hai fatto dire alla parola di Dio una cosa che questa non ha detto. Cioè hai messo in bocca al Signore Gesù delle parole che non sono le sue parole, fratello Giuseppe, perché qui non parla della seconda venuta, qui parla del giudizio che avranno i credenti e il giudizio si avrà qui, in Apocalisse 20, quando il cielo e la terra fuggirono e non fu più trovato luogo per loro. Lo ripeto, fanerò, epifania, apocalipsi, secomai, parusia, non equivalgono a un solo evento, come dici tu. Eccolo qua. Andiamo avanti. Matteo 24:44 dici, troviamo il termine ecomai e lo troviamo 609 volte, va bene, questo poi, infatti, poi vabbè, fai tutto questo discorso, poi dopo ci torniamo a Matteo 24, benissimo. Allora, il giudizio, ok. Poi dici, il secondo termine, scusate se vado un po' a rilento, è perché non sono parole mie, quindi non è farina del mio sacco perché sto leggendo quello che il fratello Giuseppe ha detto. Allora, il secondo termine è apocalipsis e poi ho fatto tutto veramente in fretta e in furia. Io ho preparato questo con una mano, lavoravo con un'altra mano, facevo questo, non vi dico... Abbiate pazienza. Poi sono molto stanco perché ho avuto un periodo difficilissimo nel lavoro, forti persecuzioni. Però poi alla fine il Signore mi ha dato anche la vittoria e vabbè, eccetera. Allora, il secondo termine è apocalipsis e significa rivelazione, va bene. Significa rivelazione. Apocalipsis significa rivelazione. Ora, siccome apocalipsis significa rivelazione, dici tu, quando noi andiamo a leggere, infatti, dici tu, Apocalisse 19, verso 11, no? Dice, poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e il Verace. Egli giudica e guerreggia in giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco e in su la testa v'erano molti nomi e molti diademi. Ma tutti fermi al verso 11, dici, poi vidi il cielo aperto, ecco un cavallo bianco, colui che lo cavalcava
si chiama il fedele e il verace. Egli giudica e guerreggia in giustizia. A fianco a questo prendi pure Apocalisse capitolo 1, Apocalisse capitolo 1 verso 7, dici: ecco, egli viene con le nuvole, ogni occhio lo verrà. Allora, siccome Apocalisse significa rivelazione, quindi portare luce, dare luce, e Apocalisse 19:11 ci mostra appunto che il Signore viene, Apocalisse 1:7 ripete, ecco qui che quindi noi troviamo questi due termini per indicare lo stesso avvento, cioè la parousia del Signore Gesù Cristo. Vediamo se sono riuscito a trasmettere quello che il fratello Giuseppe voleva dire. Quindi il fratello Giuseppe dice: siccome in Apocalisse 1:7 e Apocalisse 19:11 vediamo il Signore che viene, o ci dice la scrittura che il Signore viene, Apocalisse significa proprio questo e si riferisce quindi alla seconda venuta di Cristo. Allora, quando la scrittura ci dice, utilizzando i nomi per descrivere delle realtà, tipo Apocalisse, che significa rivelazione, praticamente il Signore ti sta rivelando un qualche cosa. Quando la scrittura nell'Apocalisse ti rivela un qualche cosa, non è che ti rivela solamente una cosa, ma ti rivela una infinità di cose. Il fatto che la scrittura ti rivela l'Apocalisse, che il Signore tornerà per la seconda volta, non annulla tutte le altre rivelazioni. Infatti l'Apocalisse comincia con il rivelarci che c'è una chiesa. Le sette chiese, appunto, rappresentano tutta quanta la chiesa, che subito dopo, quando finisce il capitolo 3, inizia il capitolo 4, si entra nella grande tribolazione 4-6, dove la chiesa non la si vedrà mai più. Tu non vedrai mai più in tutta l'Apocalisse la chiesa sulla terra. Ogni volta che tu vedrai la chiesa nell'Apocalisse dopo il capitolo 3, la troverai sempre su nel cielo. E quindi ti rivela quello che succederà sulla faccia della terra, i giudizi di Dio, la distruzione di Babilonia la grande, la madre di tutte le meretrici. Apocalisse non significa solo questo, rivelazione della seconda venuta di Cristo. Questa è una delle tante cose che si dovranno concretizzare. Quindi fare un approccio del genere, una ringa del genere, per dire, vedi, questo significa, dimostra che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, poi vedete il video, anche qui hai fatto dire alla scrittura una cosa che questa non ha detto, hai messo in bocca al Signore Gesù delle parole che lui non ha mai detto. Andiamo avanti, Dio ti benedica. Il termine Epifania, tu hai detto, ha a che fare con l'apparizione di Gesù Cristo. Prima Timoteo 6:13-15, Tito 2:13. Andiamo a vedere Prima Timoteo 6:13-15 e diciamo: io ti ingiungo nel cospetto di Dio, il quale vivifica tutte le cose, e di Cristo Gesù, che testimoniò davanti a Ponzio Pilato la buona confessione, che tu osservi questo comandamento, essendo immacolato, irreprensibile, sino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale ha i suoi tempi mostrerà il beato e sol principe, il re dei re e il signore dei signori. Ora tu dici, vedi, noi questo dimostra appunto quanto io sto dicendo, però qua, se tu leggi bene, l'apostolo Paolo dice a Timoteo quanto segue: che tu devi essere
immacolato, devi essere irreprensibile fino a quando? Fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Ma Timoteo sono 2000 anni che è morto e che in questi 2000 anni lui lassù deve continuare a studiarsi quando lassù ormai non si è salvati e non si pecca più? E qui si riferisce a Timoteo. Quindi, come vedi, ci sono, non lo so tu perché prendi questo passo per dimostrare che, appunto, il termine epifania, hai detto, ha a che fare con l'apparizione di Gesù Cristo, va bene, sì, anche, ma non solo, come abbiamo visto, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, non riesco a seguirti qua, quello che tu vuoi dire, perdonami, io magari non ho capito. Tito 2.13, dici, aspettando la beata, 2.13, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Quindi tu dici, in virtù dei termini, dei quattro termini, ok, qui appare questo termine epifania, e qui si riferisce appunto alla seconda venuta. Ma qui non dice nulla, dice aspettando la beata speranza e apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Quindi si può tranquillamente riferire a tutte e due i momenti. Non è detto che si riferisca a uno e un altro, perché, ti spiego, chi aspetta il rapimento della Chiesa non è solo la Chiesa vivente che lo concretizzerà. Anche coloro che si trovano lassù stanno aspettando questo momento, perché per loro è importante quanto per noi, perché riceveranno il corpo e perché andranno a essere sposati con lo sposo. Quindi per loro è importante. Quindi questo qui implica tranquillamente sia la sua apparizione come il rapimento della Chiesa, e poi può anche riferirsi quando il Signore tornerà, aspettando la sua beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio nostro Salvatore. Ma qui sembra più che si riferisce al rapimento della Chiesa, che anche quelli che stanno su lo aspettano. Ma poi trova il tempo che trova. Come già visto prima, che tu hai detto i quattro termini si riferiscono sempre a quell'unica situazione, no, perché quel termine là viene utilizzato per il giudizio finale. Quindi non è detto, non è così tassativo come tu lo vuoi far comprendere alla luce del testo originale e alla luce del contesto, benedetto il santo nome del Signore. Questi termini vengono usati per indicare lo stesso evento e quindi ci fanno comprendere quando avverrà il rapimento. Ma, come già visto, non è così. Non sappiamo il giorno e non sappiamo l'anno. Allora, tu dici, noi non sappiamo il giorno e non sappiamo l'anno. Perché in Matteo 24 è scritto questo. Benissimo. Ora, Giuseppe, fratello Giuseppe, io ti faccio una domanda netta. Io ti domando a te. Fratello Giuseppe, la grande tribolazione, ci credi? Credi tu alla grande tribolazione? Credi che ci sarà una grande tribolazione? Domanda. Non lo so, sono un po' confuso, perdonami. Se tu credi alla grande tribolazione, la seconda domanda è, quanto durerà la grande tribolazione? Ok, io leggo nella Bibbia che dura 7 anni. Benissimo. 7 anni, non dura 8 anni, fratello Giuseppe. Non dura 10 anni, non dura 100 anni, non dura 4 ore, 5 minuti, 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi. No, la grande tribolazione dura 7 anni. Poi Daniele gli dà qualche giorno in più, mi pare 15, non mi ricordo sinceramente, mi pare una quindicina di giorni in più, vabbè, che chissà quello che succederà,
Beh, vabbè. Però dura 7 anni. Mo, in questi 7 anni, quando finisce la grande tribolazione, dice la parola di Dio che c'è sempre il 7, no? 7 trombe, 7 coppe, insomma sempre 7 anni, le scemità, la settimana, 7, 7, 7, insomma il 7 è sempre molto ricorrente nella parola di Dio, i numeri di Dio sono 3 e 7. Quindi quando la grande tribolazione terminerà, finirà, il Signore Gesù torna. Oh, domanda, quando torna dopo la grande tribolazione? Finisce la grande tribolazione e passano 2 anni e il Signore torna? Passano 10 anni, passano 100 anni, passa un altro millennio? No, la scrittura ci dice che finisce la grande tribolazione, tant'è che, te lo dice la stessa Apocalisse, che c'è l'anticristo che sarà annientato dall'apparizione del Signore Gesù Cristo. Quindi sarà il Signore a distruggere l'anticristo, il falso profeta, e a mandare l'angelo per essere gettati direttamente, gli unici due, nello stagno di fuoco, nel lago di fuoco. Quindi, se la grande tribolazione durerà 7 anni, noi sappiamo perfettamente, perfettamente, che il Signore tornerà nel momento in cui finisce la grande tribolazione. E sappiamo pure quando inizierà, ovvero lo sapranno nel momento in cui inizierà, quando apparirà l'anticristo. Oh. Allora, quando finisce la grande tribolazione, così come si sapeva con i 490 anni, che le prime 70, c'erano 70 settimane, le prime 69 settimane indicavano la data del primo avvento del Cristo. Si sapeva la data della prima venuta di Cristo e così si saprà il momento in cui il Signore tornerà per la seconda volta, cioè dal momento in cui inizierà la grande tribolazione, che quello non si sa quando inizia, ma da quando inizierà, che tutti lo sapranno, che apparirà l'anticristo, passeranno 7 anni e si saprà che sono 7 anni. Poi o torna subito il giorno stesso o torna dopo quei 15 giorni che ti presenta Daniele, ma poco conta. Si saprà e come. Mentre invece quello che non si sa è quando ci sarà il rapimento della Chiesa. Quindi sì, si saprà quando ci sarà l'avvento del Cristo, dal momento in cui inizia la grande tribolazione dopo 7 anni. Nello stesso giorno che finiscono i 7 anni oppure 15 giorni dopo, come dice Daniele, non si sa, ma so 15 giorni. Quindi si saprà l'anno, si saprà il momento, non si saprà il giorno e l'ora esatto. Ma si saprà, è come se io ti dicessi a te o a chi che sia, guarda che da qui a 15 giorni il Signore viene, punto. Invece Matteo ci dice proprio nessuno sa né il giorno, né l'ora, né niente. È ben diverso. E ti ripeto che la profezia delle 70 settimane di Daniele, Daniele 9, dal 24 al 27, ok, dà la data del primo avvento del Cristo. Quindi il Signore si è sempre datato in questo. Bene, noi abbiamo anche fatto un video. Quindi, Seconda Timoteo, poi citi, Seconda Timoteo, capitolo 4. Allora, Seconda Timoteo 4, verso 1, dici: un'altra cosa che dimostra che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, perdono, si trova in 2 Timoteo 4.1, quando Paolo dice: io protesto, io dunque ti protesto, nel cospetto di Dio, nel cospetto e del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione. Ecco qua, qui usa uno dei quattro termini, e nel suo regno.
Quindi il Signore Gesù, ecco, poi tu dici nel verso 8 del rimanente: mi è riposta la corona della giustizia, la quale mi farà in quel giorno, retribuzione il nostro Signore, il giusto giudice, e non solo a me, ma a tutti coloro che ancora avranno amata la sua apparizione. Quindi tu colleghi questo con questo. Allora, quindi tu dici, siccome qua utilizza uno di questi quattro termini, ok, qui, questo dimostra che la Chiesa passerà per la grande tribolazione. Infatti poi leggiamo nel verso 8, oppure nel verso 8 lo usa, mo dovrei vedere il testo originale, abbiate pazienza, perché mo non mi ricordo dove l'hai collocato, vabbè, ce l'ho qua. Stiamo parlando di Timoteo? Sì. Timoteo. Allora, Timoteo. Timoteo. Allora. Timoteo. Ecco qua. Timoteo 2:4. Allora, eccolo qua. Seconda Timoteo. Eccolo qua. Sì, a verso 1. Epifaneian, eccolo qua, sì, Epifania, ok, giusto. Epifania, vediamo, interessante. E poi nel verso 8 dici: in quel giorno, Epifaneian, ok. Allora, Giuseppe, anche qui. Allora, qui usa il termine Epifania sia nel verso 8 che nel verso 1. Allora tu dici, vedi che qui parla di un unico avvento, ok. Allora noi abbiamo fatto un video dove abbiamo spiegato questo che si concretizza nella parola di Dio, si chiama Matteo capitolo 24. Allora Matteo capitolo 24 è il classico esempio, proprio questo è l'ABC della Bibbia, che quando tu leggi la parola di Dio non è mai non è cronologica, in linea di massima, quasi sempre non è mai cronologica. Quindi ovviamente ci sono parti cronologiche, tipo la Apocalisse, tipo Ezechiele dal capitolo, diciamo, 40 in poi, ma anche dal capitolo 37 in poi diventa cronologica, ma in linea di massima la parola di Dio non è cronologica. E i versi, no? Non è detto che sono tutti cronologici, infatti noi possiamo trovare 1, 2, 3, 4 versi cronologici, poi il quinto esce dalla cronologia, il 6 riprende la vecchia cronologia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo te l'ho detto il contesto. Allora, quando qui parla, ok, qui si riferisce a un periodo storico che è completamente diverso da questo periodo storico, perché qui io ti protesto nel cospetto di Dio e del Signore Gesù Cristo, il quale ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. Il giudizio si terrà, come già detto, alla fine, dopo, quando ci saranno, quando saranno tolti il primo cielo e la prima terra, ci sarà il giudizio. Non ci sarà prima nessun giudizio, non sarà giudicato nessuno prima. Ci sarà, sì, il trono bianco, ma quello è per i credenti, è un'altra cosa, non è il giudizio, eccetera, eccetera. Mentre invece qui sta parlando del rimanente: mi è riposta la corona della giustizia, della quale mi farà in quel giorno la retribuzione il Signore, il giusto giudice, amen, e non solo a me, perché noi passeremo per il tribunale di Cristo, e non solo a me, come scritto in 2 Corinti capitolo 5, ma a tutti coloro che avranno amata la sua apparizione. Quindi qui sta parlando appunto quando andremo a incontrare il Signore. Ma qui sta parlando di un'altra cosa, che è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio.
riprendi, sgrida, esorta con ogni pazienza e dottrina. Quindi questo dimostra ancora una volta che i quattro termini non indicano sempre un solo avvenimento. Poi tu dici, utilizzando 2 Timoteo, capitolo 3, dal verso 12, dici: tutti quelli ancora che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Perché citi questo verso? Tu citi questo verso perché, diciamo, deridi il fatto che noi, una delle, diciamo, delle cause del rapimento della Chiesa, ma non è l'unica, è anche quella di farci scampare dalla grande tribolazione. E tu l'hai, diciamo, l'hai derisa questa cosa, l'hai chiamata alibi, hai utilizzato il termine alibi, e poi il superlativo molto debole, perché appunto i cristiani sono sempre stati perseguitati. E quindi come possono credere a queste cose, che il Signore li toglierà dalla grande tribolazione se sono sempre stati perseguitati? Ok, ti rispondo, caro fratello Giuseppe. Allora, io penso che tu stai confondendo la tribolazione, ovvero la grande tribolazione, con la persecuzione. Mi spiego. Allora, i credenti, da quando diciamo è nato il cristianesimo, sono sempre stati perseguitati. Amen. Tutti. Amen. Ma, domanda, sono altresì stati tutti tribolati? Perché c'è differenza tra un credente tribolato e un credente perseguitato. Perché tutti i tribolati sono perseguitati, ma non tutti i perseguitati sono tribolati. Te lo spiego. Allora, quando nasce il cristianesimo, domanda, c'erano credenti tribolati? Sì, qua a Roma, per esempio, c'era il Colosseo, dove venivano dati alle fiere, bruciati vivi, appesi e bruciati come antorce, alle mamme gli venivano tolte i bambini, venivano dati in pasto ai leoni davanti alle mamme, quindi erano grandissimamente tribolati. Amen. Domanda. Tutti erano tribolati? No, non erano tutti tribolati. Per esempio, se tu prendi la chiesa dei Corinti, era una chiesa che minimamente non era tribolata. Anzi, vivevano bene. Stavano nel benessere, c'erano anche quelli che non stavano bene, però stavano bene, non erano tribolati, stavano una favola, mangiavano, bevevano, si ubriacavano quando facevano la cena del Signore, e chi stava meglio di loro, per dire. Quindi non erano tribolati. Quindi ancora oggi ci sono credenti tribolati? Oh sì, guarda quanti fratelli stanno crocifiggendo, torturando, altro che. Ma qui in Europa siamo tribolati? No, guarda come stiamo bene. Però siamo perseguitati sì, ma non tribolati. Ora, la grande tribolazione non è una tribolazione, è la grande tribolazione, la quale non vi fu mai simile e mai più ve ne sarà una simile. Quindi tu vuoi paragonare la tribolazione, cioè la grande tribolazione, alla persecuzione. Ora, il Signore Gesù ci libererà da quella grande persecuzione e tribolazione, dove coinvolgerà tutta la Chiesa del mondo, dove, se tu leggi Apocalisse, i 144.000 moriranno tutti, perché poi saranno visti in cielo, se ti ricordi il passaggio. Addirittura i due testimoni moriranno tutti. In Matteo capitolo 10 è scritto, in virtù della anche che ci saranno credenti tribolati, dirà in Matteo capitolo 10: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra.
ma in Apocalisse 13 dirà che tutte le nazioni saranno coinvolte e non ci sarà una sola nazione dove si potrà scampare. Quando leggi che la donna che rappresenta Israele sarà messa a riparo, lì parla di Israele, non parla dei credenti, parla di Israele. Ecco, ma la Chiesa sarà decapitata, morta. Non ci sarà quasi più nessuno quando il Signore tornerà. La Chiesa, chi sarà rapito? Quindi, quando tu dici alibi molto debole, io invito l'ascoltatore a, come dire, giudicare lui dove sta l'alibi e cosa è debole e cosa non è debole. Poi tu dici, per quale motivo noi saremo invece rapiti? Non è per questo motivo. Il motivo è un altro, tu dici. E presenti, che presenti? Prima Corinti, capitolo 15, ok, poi dal 45 in poi, diciamo, si va. Allora, dal 51 dice, ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma ben tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suonare dell'ultima tromba, perciò che la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili. Noi saremo mutati, perché conviene che questo corruttibile rivesta incorruttibilità. Ecco, questo è il motivo per il quale noi saremo rapiti. È questo. Ora, io ti rispondo. Giuseppe, fratello Giuseppe, ascolta. Giuseppe Longo. Una verità biblica, questa è una verità biblica, amen, non annulla le altre verità bibliche. Cioè, il fatto che noi saremo rapiti e saremo mutati e resi incorruttibili non annulla il fatto che noi andremo alle nozze dell'agnello, che noi regneremo, che noi scamperemo anche alla grande tribolazione, chi lo vuole accettare. Sono tutte verità bibliche, che l'una non va contro l'altra, e a queste ci potremo aggiungere molte altre. Certo che questo comporta la mutazione, ma comporta anche altre cose, perché il Signore vuole portarci al suo matrimonio e di certo non ci vuol far passare per l'ira di Dio. Nel mondo si sta per concretizzare per 7 anni l'ira del padre, l'ira del figlio e anche l'ira del diavolaccio, come scritto e come già abbiamo detto. Quindi questo comporta che noi scamperemo, benedetto il santo nome del Signore. È molto semplice. Vegliate, dirà Luca 21, affinché possiate scampare da tutte le cose che verranno. Ma moriranno tutti. Come si fa a scampare? Matteo 24, 31, 32 dice, manderà i suoi angeli con una grande tromba. Qui tu la prendi, Matteo 24, 31, 32, dici, manderà, giusto, leggi, egli manderà i suoi angeli con grande tromba, con grande grido, e si raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, dall'uno dei capi all'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dici, non ha importanza chi suona la tromba. Beh, questo lo dici tu, per te non è importante, per noi invece è molto importante, perché quando parla del rapimento, in Tessalonicesi, non so se ce l'ho, sì, ce l'ho aperto, ok? Qui dice con che il Signore stesso, con acclamazione di conforto, con voce di arcangelo e con tromba di Dio, quindi qui a suonare la tromba è il Signore Gesù Cristo. Qui invece non precisa che è il Signore Gesù Cristo. Egli manderà i suoi angeli con tromba e con grande grido e essi raccoglieranno i suoi eletti. Quindi
gli angeli qui raccoglieranno gli eletti, mentre invece qui non dice che gli angeli in Prima Tessalonicesi 4 raccoglieranno gli eletti, non lo dice, perché qui ci sono morti da migliaia di anni che risusciteranno e chissà dove starà la loro polvere, e sarà lo Spirito Santo che in un batter d'occhio tutto questo avverrà. Qui invece saranno gli angeli a raccogliere. Poi tu citi Marco, dici, ma si riferisce anche alla terra. Certo che si riferisce anche alla terra, perché ti sfugge il fatto che nelle due risurrezioni, la prima e la seconda risurrezione, la prima risurrezione è una risurrezione composta. Noi abbiamo fatto anche un video intitolato Le sei risurrezioni. Se tu vai in Apocalisse 19? Sì. Sì, Apocalisse 20. Allora, dopo la grande tribolazione, quando il Signore tornerà, poi vidi dei troni, sopra quelli si misero a sedere dei personaggi, i quali fu dato il giudizio, vidi ancora le anime di coloro che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, che non avevano adorata la bestia nella sua immagine, quindi solo loro, e non avevano preso il marchio sulle loro fronti e in su la loro mano. Questi tornarono in vita e regnarono con Cristo quei 1000 anni. Quindi qui c'è una resurrezione, e questa resurrezione, che è molto importante, dobbiamo capire che insieme a questa resurrezione ci saranno altre resurrezioni, per esempio quelli dell'Antico Testamento, che cita Daniele. Adesso vai, riposati Daniele, perché tu tornerai in vita, risusciterai, ci sarà questa risurrezione che tornerete in vita. Quindi ci sarà la risurrezione, ci sarà il rapimento della Chiesa, a prescindere dove tu lo voglia collocare, e poi ci saranno anche questi che moriranno durante la grande tribolazione. Questi risusciteranno. È molto semplice. Quindi, chi è ultima tromba? Dice l'ultima tromba, non, i conti non tornano. Dio... Perché se è l'ultima tromba, perché troviamo in Matteo 24 un'altra tromba e in Prima Tessalonicesi è un'altra tromba, perché dovrebbero essere diverse. Allora, il fatto che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, perché l'abbiamo visto, per esempio non trovi mai che la Chiesa si trova durante la grande tribolazione, non c'è, in Apocalisse non c'è. Quindi inevitabilmente sono trombe che sono distinte. Quindi la tromba del rapimento della Chiesa è una tromba che appartiene a un altro gruppo di trombe, che le trombe del giudizio, le trombe dell'Apocalisse, eccetera, eccetera, eccetera. Inevitabilmente dovresti dimostrare, perché giustamente tua moglie ha scritto, perché è pubblico, se mi dite dove sta scritto che la Chiesa sarà rapita prima della grande tribolazione, ci credo. Ma è molto semplice, se voi mi dite a me che sta scritto, dove sta scritto che la Chiesa sarà rapita dopo la grande tribolazione, io ci credo. Quindi uno pari palla a zero, com'era? Uno pari palla al centro, scusate. E eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, caro fratello Giuseppe, no. Ci saranno più momenti delle risurrezioni, se lo si vuole accettare, per carità,
Ora adesso questo uno può anche dire, no, avverrà tutto in un sol momento. Va bene, avverrà tutto in un sol momento. Però sta di fatto che far passare la Chiesa per la grande tribolazione, come dire, significa forzare le scritture. Bene. Allora, come già detto, Matteo 10 dice: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Molto semplice. In Apocalisse 13 è scritto che tutti saranno dati nelle mani dell'Anticristo. Tutti. Inevitabilmente tutti. E i 144.000 moriranno tutti, perché è scritto poi vidi 144.000 in cielo. Molto semplice. Comunque, io adesso la storia delle risurrezioni non l'ho spiegata bene, me ne rendo conto, però ho fatto il video, okay, perché mo voglio andare a chiudere. Io poi metterò il video in descrizione e ve lo potete andare a vedere. Bene. E quando, giustamente, perché io ho letto metto qua. Giustamente, quando tua moglie ha scritto, quindi te lo dico a te perché avete lo stesso pensiero, or noi vi preghiamo, fratelli, riguardo all'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adomento con Lui, che non siate tosto mossi dalla mente né turbati per spirito né per parola né per epistola come da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo soprastia vicino. Ma questo è stato scritto 2000 anni fa. Perché qui, ok, non è da circoscriversi solo all'apostasia, cosa che è nata, diciamo, nei nostri giorni. Ma qui bisogna fare riferimento a tutti i segni. Noi abbiamo fatto una serie di video dove mostriamo che i segni che si sono concretizzati per quanto riguarda l'imminente rapimento della Chiesa sono più di 100 e si sono tutti quanti concretizzati insieme all'apostasia e sono passati 2000 anni. Quindi tu non mi puoi portare questo passo per dire quando tornerai, cioè, se ho capito bene, se no correggetemi, perché io posso anche aver capito male. Se ho capito male io poi chiederò scusa. E la apostasia, se tu, non so, vabbè, tu all'epoca non eri, diciamo, nella fede, però nella nostra storia, negli anni 80, l'apostasia non c'era. Ovviamente ci sono sempre stati quelli che andavano contro, ma qui si parla dell'apostasia dentro la Chiesa, cioè che la Chiesa abbandona la fede in Cristo. Oggigiorno nessuno, quelli che stanno nella sana dottrina, non sanno dove raunarsi. Tant'è che mi pare che tu stesso non vai da nessuna parte, correggimi se sbaglio, e che ci chiami a noi evangelici. Come dire, tu non lo sei, per carità, non è questo. Questo è quanto. Bene, sì, va bene. Per quanto riguarda la storia delle resurrezioni, so che non l'ho spiegata bene, però trova il tempo che trova perché c'ho il video fatto, quindi trova il tempo che trova. Quindi io potrei dilungarmi tantissimo, parlare ancora tantissimo, ma non voglio farlo perché mi voglio attenere a quello che tu hai detto. E quindi io ti ho risposto. Bene, caro fratello Giuseppe, rifletti quello che ti ho detto. Se ho sbagliato in qualche cosa, rispondimi. Secondo me stai facendo dire alla scrittura quello che questa non dice.
cominciando dal testo originale, facendo dire, mischiando tutto, il giudizio di Dio con la seconda venuta di Cristo. Così non è. Così non è. Bisogna sempre capire quello che vuole dire quel immediato contesto, alla luce del contesto generale. Questo è quanto. Del resto, Dio vi benedica. Cari fratelli, questo è stato il video, poi sentirò anche gli altri, e eccetera, 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 eccetera. Bene. Non mi dire che non ha registrato. Ah, sì, sì, ha registrato. E mamma mia, me l'ho spaventato. Allora, privato, pubblico. Vabbè. Il video l'ho fatto molto a rilento perché sono stanco, è da stamattina alle 5. E ho fatto tutto in fretta e furia, ho dovuto leggere, penso sia venuto molto male. Va bene. Poi se ci sarà bisogno di rifarlo in qualche... no, lo rifarò, pazienza. Va bene, questo è stato il video. Allora, caro fratello Giuseppe, io ti saluto. Come dire, senza offesa, sia per me sia per te, Dio ti benedica. Ti saluto nuovamente a te, a tua moglie, Dio vi benedica. Se hai seguito fino qua, grazie per aver seguito. E ci aggiorniamo, va bene? Quindi, Dio benedica tutti gli ascoltatori. Maranatà, il Signore sta per venire e sta per aprire la sua Chiesa. E allora si manifesterà quell'empio uomo dove regnerà per 7 anni. E quasi tutti gli uomini della terra moriranno, quasi tutti periranno, dirà Isaia 13 che l'uomo sarà raro come l'olio, l'oro di Ofir. Bene, pace in Cristo Gesù a tutti voi. Shalom.